Nella sala dei baroni del Maschio Angioino è cominciata questa mattina la giornata conclusiva del progetto Four Teens, realizzato dal Comune di Napoli per stimolare la partecipazione degli adolescenti. Ai ragazzi è stata affidata la responsabilità di gestire uno spazio per attività ludiche e ricreative. Stamattina raccontiamo e ci confrontiamo su quello che è nato e quello che i ragazzi ci hanno raccontato. Oggi in Piazza Dante invece i ragazzi festeggeranno insieme a noi e porteranno le attività, quindi sarà data voce ai ragazzi e voce a tutto quello che hanno fatto durante l'anno. Punti principali del progetto sono responsabilità e autonomia, quindi chiavi e soldi. I ragazzi saranno proprio progettatori e gestori del loro progetto con la facilitazione di questi due ambienti importanti che sono la comunità e la scuola, che dovranno necessariamente parlarsi e lavorare insieme. Nel pomeriggio Piazza Dante diventa un grande laboratorio per ragazzi con iniziative musicali, pittura, sport ed altre attività collettive. Abbiamo attraverso questo tipo di progetti voluto dare da una parte omogeneità al territorio, e cioè dare uguali opportunità in tutti i territori della città, quindi un progetto adolescente in ogni municipalità, ma nello stesso tempo riconoscere le grandi diversità, quindi quello che gli adolescenti stessi volevano raccontare e rappresentare di se stessi e non quello che noi adulti raccontiamo e rappresentiamo o ci aspettiamo da loro. Per cui questa è una grande, veramente una grande possibilità che noi abbiamo, quella di cambiare linguaggio, di imparare da loro e di con loro iniziare a costruire e a trasformare la nostra città un po' più a misura di ragazzo e di adolescente.